Com'è che era l'effetto farfalla? Uno starnuto in Cina può provocare una toccata di ferro in Europa. No, non era... Questo è Settimana Grezza Quotidiano, il podcast che vuole darvi una notizia al giorno per poter spiegare ai vostri amici che state starnutendo ma è solo un raffreddore. No, lascia stare che adesso tutti quanti hanno il co... Ma no. Ma ti pare. No, prendo un po' di spray e ho risolto tutto. Non rifiuta l'innovazione, ma sa agganciarla a dei valori perenni. Furfante! Questa è Settimana Grezza. Allarme, allarme! Questa è Settimana Grezza. Se ognuno si considerasse suo fratello... No! Questo è Settimana Grezza. Ah, questa è Settimana Grezza! Allora, intanto vi ricordo che se avete qualcosa da dire rispetto alle notizie della puntata o rispetto al quesito più grande sull'umanità, o meglio dell'umanità, ovvero quanti capelli deve avere in testa una persona prima di poter essere considerata calva? Ecco, se avete queste cose da dire, potete commentare usando il vostro dito. Sì, il dito sul cellulare. Secondo me comunque dai 20 in giù è calva. Ma quanti capelli avremo in testa? Cioè io non so. Se qualcuno ha amici medici, chieda. E a proposito di medici, qualche giorno fa è uscita una bellissima notizia. In realtà a proposito di medici, adesso capiamo anche il perché. Sì, perché in molte regioni d'Italia, soprattutto al sud, il numero di pensionati è più alto dei lavoratori occupati. E in gran parte dei paesi le pensioni sono... cioè, in Italia soprattutto le pensioni vengono pagate con i contributi dei lavoratori. In questo momento sono meno dei pensionati. Temo che qualcuno abbia bisogno di ripetizioni di matematica, ma già a partire dalle elementari. Ecco, in contemporanea con questa cosa, con l'aumento dei pensionati, dei vecchi, ecco, intanto è scoppiato un allarme terapie intensive pediatriche in Italia. Ci sono troppi pochi letti di terapia intensiva pediatrica. Cosa che non succede mai, oltretutto, quando starnutiscono in Cina, eh? Passa il tempo e non impariamo niente. Sì, perché i posti letto attualmente in Italia sono solo 273. Cioè, che li conti sulle punte, sulle dita di una mano. Non proprio, però concettualmente. Su 9 milioni, quasi 10 milioni di pazienti, 273 letti sono pochini. Cioè, facendo qualche calcolo, nel nostro paese c'è un posto letto di terapia intensiva dagli 1 ai 18 anni per 35.586 bambini e adolescenti, che è un po' distante dall'indicazione dell'Unione Europea, uno ogni 20.000, giusto di 15.586. Comunque, la commissione, rispetto alla cosa che è successa in Cina, diciamo che è partita appunto questa allerta ad aprire più ambulatori per cura della febbre, promuovere vaccinazioni tra bambini e anziani. Questo in Cina principalmente, dopo che appunto è comparso questo virus, che in realtà c'è sempre stato ma era sparito nel periodo del Covid, che attacca principalmente i bambini. T-
Tanto sappiamo che ne parleremo ancora nei prossimi giorni, sicuramente. Per ora siamo ai primi fuochi che sono arrivati anche in Francia. Ma tornando all'Italia, invece, cioè, in poche parole, puntiamo sui giovani, a meno che non arrivi una malattia che li colpisca e si scopra che non abbiamo fatto abbastanza investimenti in sanità, sulla creazione di terapie intensive. Allora, a quel punto, puntiamo sui pensionati. A meno che non arrivi una pandemia che li colpisca e si scopra che non abbiamo fatto abbastanza investimenti in sanità, sulla creazione di terapie intensive. A questo punto direi di lanciare un sondaggione. Sì, sondaggio. Voi chi preferireste in terapia intensiva? I bambini?